Riaprirà il prossimo 1° maggio il parco fluviale Augusto Daolio di Sulmona. L'annuncio è arrivato dall'assessore comunale Salvatore Zavarella nel corso del rinomato Sabato del Villaggio, ovvero le giornate dedicate al volontariato con il gruppo che sta crescendo a vista d'occhio. Oggi i volontari sono stati impegnati proprio nel polmone verde con attrezzi, scopa, paletta, tanto entusiasmo, tra loro anche qualche sulmonese di adozione. Anche Thomas e la moglie Sara, che si trova di là, hanno chiesto di partecipare perché credono molto in questa nostra iniziativa dei volontari e quindi si sono aggregati stamattina con attrezzi in mano pronti per operare fino all'orario di pranzo, poi ce ne andiamo. Noi speriamo che altre persone si aggreghino a noi, basta un gesto semplicissimo, cioè da raccogliere la carta con un attrezzino come questo. Questo attrezzino oramai è diventato uno strumento che si vede sempre più spesso per le vie di Sulmona. Tanta gente ha la consapevolezza di poter dare un contributo all'ambiente e alla società raccogliendo una semplice carta, una semplice mascherina. Voglio ringraziare coloro i quali hanno partecipato, partecipano e parteciperanno a queste manifestazioni, soprattutto del sabato. L'obiettivo è quello di riaprire l'area verde per intercettare la frontiera del turismo lento e naturale, ma non resterà in balia dei vandali. Al Parco Daolio sarà assegnato più di un custode, grazie ai progetti di pubblica utilità del reddito di cittadinanza. Affideremo questo compito ad alcune delle 6 persone che si occuperanno di lavori utili, spiega Zavarella, che per il prossimo 1° maggio annuncia la riapertura anche dei parchi gioco della città. Ogni sabato si aggiungono sempre più persone, oggi ne ho contati almeno 4 nuovi, significa che il messaggio sta passando, significa che probabilmente tra non molto saremo tanti di più. Oggi credo che ce la facciamo in giornata a ridare a questo parco, al quale l'anno scorso abbiamo fatto un'opera di pulizia straordinaria, di ridare la fruibilità per la settimana prossima, perché è nostra intenzione riaprirlo in modo che tutti i cittadini di Sulmona ne possano usufruire.